No! Scusate. So che sono sparito. Ok, allora. Ti mettere a posto. Ma stai zitto, caricamento pure. Ma sì! Ma un attimo. Un saluto a tutti e benvenuti a Chi vuole essere milionario. Ma stai zitto. Ma cosa vuoi? Vi offre l'opportunità di vincere 1 milione di euro virtuali. Stai zitto, rispondendo correttamente ad una serie di 15 domande. Se siete pronti, possiamo iniziare. Ma fammi parlare. Cosa succede? Oddio, Roberto, Silvia. Ma sì, ma bravi tutti. Fammi partire un attimo. Dai, fammi mettere bene la mia web. Quello lì parte, parla. Inizia a parlare. Ci siamo. Ci siamo. Ci siamo. Ok, ecco la prima domanda. Oddio. È molto semplice. Quanti di voi vogliono giocare? Oddio, questo è difficile. Aspetta. Per quanto è, Jerry? Per quanto è? Io. Giocherai solo tu o parteciperanno anche dei tuoi amici? Non lo so, Jerry. Io non lo so. Scusami. Bene. Okay. In questa partita giocherai solo tu. Saresti così gentile da inserire il tuo nome? No. Molto bene. Molto bene. Va bene, grazie, Jerry. La prima domanda ce l'ho fatta, ragazzi. È andata bene, è andata bene. Fra te e il milione ci sono 15 domande. Se va bene, Jerry. Pronto, iniziamo con la prima domanda. Sì, Jerry. Da 50 euro. Da 50 euro, vai. Altro che le donazioni di Pasqua. Guarda qua, qui arrivano i big money. Dai, vai, guarda che animazioni sibilline. Cosa raccogliete se state facendo la questua? Ma cosa? Ah, foglie. Ma questa è la prima domanda. Offerte. C. Consensi. Ma non ne ho idea. D. I capelli. Ma come i capelli? Ma la questua? Ma la prima domanda dovrebbe essere quella facile. Allora, non devo guardare la chat perché non vale. Com'è consensi? È la tua risposta definitiva? Sì. L'accendiamo? Sì. Era la prima domanda, la più semplice, ma purtroppo... Ma la risposta corretta era la B. Ma che schifo! Ma scusami un attimo, ma la prima domanda dovrebbe essere tipo qual è il verso del cane o cose del genere, non cosa stai raccogliendo se fai la questua. Cosa mi significa la questua? Continuare? Sì. Perfetto. Perfetto. Buona fortuna. Grazie. Inizia qui la tua scalata. Ma sì, ma lo sappiamo. Ecco la prima domanda. Ma sì. Ma cos'è sta meno? Ma che brutto meno di pausa è? Continua, dai. Buona fortuna. Inizia qui la tua scalata al milione. Quanto pago? Ecco la prima domanda. Sì. Vale 50 euro. 50 euro, sì. Almeno la domanda 6. Almeno la domanda 7 voglio arrivare, che almeno siamo a metà milione. A quale parte dell'automobile si applica il cerchione? Va bene. A. Cambio. No, Jerry. No, Jerry. B. Pneumatico. No, Jerry. C. Finestrino. Può essere, Jerry. D. Volante. La risposta è esatta. La risposta è esatta. Hai vinto i tuoi primi 50 euro. I primi 50 euro, ragazzi. Volevo ringraziare tutti. Volevo ringraziare tutti a casa per aver sempre creduto in me. Siamo alla domanda numero 2. Grazie, che vale a tutti. 100 euro. Era il mio sogno essere qua. Quale città diede i natali a Marco Polo? No, non mi interessa Marco Polo. È sempre stato il mio sogno essere qua. Volevo ringraziare tutti quanti. Ma basta, mi parla sopra. Genova. Di Venezia. Sapete che è orribile, ma non lo so. Oh mio Dio. No, non so niente. Perché non so niente? Non può essere Genova. Non può essere Rifletti Genova. Pure con calma. Puoi ancora ricorrere a tutti e tre gli aiuti. Jerry, ricorro... Oddio, Jerry. Jerry. E il pubblico. Jerry, ricorro a tua madre se non stai zitto. Nessuno ti obbliga a giocare se non te la senti. Cosa è vuol dire? È la tua risposta definitiva? Esatto. Hai vinto 100 euro. Sentila lì arrivare. Sentili la manna dal cielo di soldi che arriva. Finora sentila che bene. Arriva. Passiamo alla domanda da 200 euro. 200 euro, cioè altro che. Chi ha inciso una serenata rap? Cosa? Non lo so. A. Sottotono. Ma sono le prime domande. B. Articolo 31. Ecco. C. Serenata rap.
D. Neffa. Allora, sono in dubbio fra Jovanotti. Non posso guardare la chat, che fastidio. Com'è Jovanotti? Risposta esatta. Ma no! Tutte così le sto facendo. Siamo alla quarta domanda. Per ora stai andando bene. Non farti prendere dalla fretta. No, se Jerry, risponderai correttamente, arriverai a 300 euro. Grazie, Jerry. Meno male. Di quale di queste nazioni sono tipici i fiordi? Norvegia. Norvegia. Come te la butto lì? B. Hai ancora a disposizione tutti gli aiuti? Tutti e tre gli aiuti, sì. Se risponderai correttamente alla prossima domanda, avrai la certezza di vincere almeno 500 euro. Sì, avevo confuso i premi, scusa. Dove si trova lo stretto di Magellano? No, le figure di merda, no. A. Africa. Magellano. B. Asia. C. No. Europa. Europa, come l'ha detto? D. America. Europa. Oh, io ci butto Africa, è la tua risposta definitiva? Sì. L'accendiamo? Se questa risposta è corretta, avrai la certezza di tornare a casa con almeno 500 euro. Sì! Purtroppo. Ma no! La risposta è era Europa. Europa, vero? Dimmelo che la è Europa. La risposta corretta era la D. Roberto, maledetto, 8000 euro si è fatto. No, batteremo Roberto, frega niente, questa sera lo battiamo Roberto. Quanto lento però. Qual era il cognome del presentatore Corrado? ho 19. A, ma ho 21 anni, come faccio a saperlo? B. Mantoni. Ma chi è? C. Ponzoni. Vabbè, sì, Chiacchieroni. D. Ma come faccio a sapere a te, Ponzoni? Corrado Manzoni. Ma senti, ma che domanda è? Il pittore detto Tintoretto. Vabbè, ho capito. Ma sono tutte. È sempre Firenze. B. Venezia. C. Roma. È sempre Firenze quando si parla D, di pittore. Bologna. Firenze, sempre Firenze. Sono desolato. Ma tua madre. Risposta. No, non ci posso credere. No! Buona fortuna. Inizia qui la tua scalata verso il milione. Ecco la prima domanda. La prima domanda. Vale 100 euro. 50 euro. Ma sono domande difficilissime, dai, ma che domande sono? Stasera manco i 500 arriviamo. No, cioè. Da quale regione spagnola proviene Don Chisciotte? La Mancia. A. Dalla Galizia. B. Dalla Catalogna. Frosinone. C. Dalla Mancia. Don Chisciotte della Mancia, baby. D. Neanche ti faccio finire. Ciao, esatto. Proprio. Hai ciao, proprio. Ciao, proprio. Ricordiamoci che questo gioco è uscito nel 96. Come si chiama in botanica il pigmento verde delle piante? Cloroformio. A, clorofilla. Qual era il ruolo di Roger Waters nei Pink Floyd? Cantante. A. Chitarrista. A caso. B. Pianista. Cantante. C. Batterista. Cantante. Non c'è. D. Bassista. Oddio. Io chiamo a casa, frega niente. Chiamo a casa. Hai deciso di utilizzare l'aiuto della telefonata. Sono costretto. Facciamo dai. Questa chiamata. Non voglio usare la chat. Il regolamento non ti obbliga a dare la stessa risposta che riceverai. Ma sì, lo so. Chi è che risponde a casa? Ma c'è anche la gente che parla proprio da casa. Oddio, pronto? Ciao Silvia, sono Jerry Scotti. Da ciao chi Silvia. Vuole essere milionario. Ciao Silvia. Jerry, ciao. Ma fighissimo. Siamo qui bloccati sulla domanda da 200 euro. Ma potresti aiutarci tu nel percorso verso il milione. Silvia, rimembri ancora quando Beltas splendea. Mi auguro tu sia pronta Silvia. Ecco la domanda. Vai Silvia. Tocca a te. PogChamp, ragazzi. Ragazzi, PogChamp. Silvia? Suonava il basso. Sì, bassista. Sicura, Silvia? No, perché ti vengo a cercare. Grazie per averci dedicato il tuo tempo. Silvia, madonna, t'ammazzo, Silvia. Secondo Silvia, la tua risposta definitiva. Se hai sbagliato e stacco le orecchie a Silvia. Complimenti. Brava, Silvia. Brava, Silvia. Ragazzi, ce la stiamo facendo. Su quale mare si affaccia la regione storica dell'Epiro? Mare Egeo. A. Tirreno. Sarà Egeo? B. Morto. C. Baltico. Non c'è. No, D, non c'è. Ionio.
cazzo. Ho detto Epiro, sarà una roba tipo della Grecia. Senti, frega niente, aiutami. Una volta su pubblico. Ok, hai deciso di chiedere l'aiuto del pubblico. Io sì. Preparatevi e cercate di dare il vostro aiuto. Minchia, non so niente. Vabbè. Sono convinti che la risposta sia... Scusatemi. Beh, le indicazioni del pubblico sembrano molto chiare. Congratulazioni, adesso hai la certezza di tornare a casa con almeno 500 euro. Ecco la domanda numero 6, del valore di 1000 euro. Vai. Vai, baby. Dai, sono carico, Jerry. Ok, dove sta qua si trova il pancreas? Questa dovrebbe essere facile. A, oh, questa gamba. È facile. No, Jerry. B, nel cranio. Forse nel caso di tua madre, sì, Jerry. C, nel collo. Sì, perché tu te lo mangi, Jerry. D, nell'addome. Addome, Jerry. Credi che sia addome, baby. La D? Ma sì. Congratulazioni, hai vabbè, grazie, cioè. 1000. Ma perché queste sono facili adesso? I video. Bravo, stai andando alla grande, hai conquistato 1000 euro. Questa domanda ti permetterà di arrivare a... Me la sta mandando. Bravo, coglione, bravo. Me la sta mandando la sfiga. E ora senza aiuti, Woodfist. Dove si trovano i coni e i bastoncelli? Dal gelataio. A, occhio. Nel culo di tua madre, Jerry. B, orecchio. C, lingua. D, mano. Oddio. Ho sentito un grido. Potremmo arrivarci per logica. Allora, non credo l'orecchio. Orecchio è staffa, incudine, martello. Non conie. Lingua, ci sono le papille. E che io sappia... cose famose, niente, la mano, ci sono i tendini. Questa domanda vale 4000 euro. Pensaci con calma perché è una risposta sbagliata. Tanto non la so, quindi occhio, dai, è la tua risposta definitiva. No, però è l'unica cosa che... Congratulazioni. Mamma mia. 4000 euro. Grazie a tutti, grazie. Dedico questa mia vittoria a Silvia. Che mi ha aiutato, non mi ricordo neanche che domanda era. Grazie Silvia. Che mi ha detto il bassista. Grazie Silvia. Se risponderai correttamente alla... Oh mio Dio, domanda, se rispondiamo giusto siamo come Roberto. Euro. Siamo arrivati alla numero... Dobbiamo battere Roberto, ecco. Ragazzi, dobbiamo battere Roberto. Dobbiamo fare questa e quella dopo e avremo battuto Roberto. Oddio, l'ho già sentito. Sport si usa il putter. Il puttantur, l'ho già sentito. Bob. No, Bob chi è? Non c'è. B, bowling. C, golf. D, polo. Golf. Credi che sia... Sì. La C? Sì. Questa risposta ti vale ben 8000 euro. Mamma mia. In questo momento hai 8000 euro. Sì. La prossima domanda ne vale 16000. Mi stavo solo riscaldando. Niente, nessuno potrà più toglierti quella cifra. Niente, rifletti, nessuno. Con calma. No, non ecco rifletto la domanda. Con calma. Ok, ragazzi, facciamo questa giusta e abbiamo superato Roberto. Ti prego, dammela sulla matematica. Che cos'è l'almandino? Tua madre! Ah, un minerale. B, un pesce. C, un arbusto. D, un guerriero. Ah! Sta bene con tutti, a parte con un arbusto. Sta bene sia con minerale, sia con pesce, sia con guerriero. Ok, guerriero lo evito, perché cioè sarebbe un guerriero omosessuale. Cioè, arriva lì con la spada. Ehi, tu, uccidimi, fatti sotto. E l'altro, io sono uno spartano, tu, io sono un almandino. Troppo gay. Se mi darai la risposta esatta avrai la certezza, Jerry, di tornare a casa con almeno 16000 euro. Jerry, se non smetti di parlare avrai la certezza di tornare a casa senza denti. Sì, Bill, lì, no. Quindi sì, Bill, lì, no. Pesce. È la tua risposta definitiva? Non voglio vedere. Avevi 8000 euro. Purtroppo ne hai appena persi 7500. Mi spiace dovertelo dire. La tua risposta è sbagliata. La risposta corretta era la A. No!